Allora Fernando, i tuoi primi giorni in rosso, qual è il tuo feeling, le tue sensazioni? Beh, i primi giorni sono stati fantastici fino adesso. Ho avuto un grosso aiuto da parte di Giancarlo, da Felipe, da abituarmi al modo di lavorare, di divertirci anche qui a Madonna di Campiglio con il team. E veramente sono stati giorni molto molto felici per me, per vedere come la squadra, il caldo e penso dei giorni molto positivi per creare un buon ambiente. In queste settimane sei stato in contatto con la squadra, sai come stanno lavorando sulla macchina nuova? Sì, certo, sono stato in contatto soprattutto col mio ingegnere pista, quasi ogni 2 o 3 giorni ci scambiamo qualche mail, qualche messaggio al telefonino per essere aggiornato di come va la macchina e di qualche domanda che loro hanno dal punto di vista di ingegneri per avere tutto pronto il 1º febbraio al primo test e che tutto sia sotto controllo. Quindi da quel punto di vista molto tranquillo e lavorando molto forte adesso a gennaio. L'anno prossimo nuove regole, non c'è più rifornimento. Come pensi che cambieranno le gare? Penso che non ci sarà una grossa differenza senza rifornimento. Alla fine le strategie saranno abbastanza simili per tutti i team. Cambieremo le gomme molto velocemente, ma quello sarà lo stesso per tutti. E penso la qualifica forse avrà un po' più di importanza, perché poi sorpassare in pista sarà molto difficile, i pit stop saranno molto simili per tutti, quindi una bella posizione sabato in qualifica può aiutarti molto in gara. Saranno cruciali i rifornimenti. Che cosa sai del lavoro che sta facendo la Ferrari, su questo fronte? Sì, il consumo di benzina, soprattutto l'anno prossimo, sarà molto importante perché dobbiamo partire con una grossa quantità di benzina all'inizio gara e quindi una macchina, un motore, una benzina che fa un po' meno di consumo può aiutarti in grosso modo all'inizio gara. E io so che con Shell e Ferrari si sta lavorando molto forte, abbiamo la fortuna che Shell è da tanti anni con Ferrari, che la unione è molto forte e penso da quel punto di vista siamo uno dei più forti del campionato. Senti un'aspettativa particolare da parte dei tifosi, i tuoi e quelli della Ferrari? Beh, penso di sì, ogni anno c'è sempre aspettativa da parte dei tifosi. In me penso quest'anno soprattutto i miei tifosi da parte dalla Spagna, sicuramente anche in Italia. C'è una grossa aspettativa perché da 4-5 anni che il mio arrivo in Ferrari era già pubblico, sempre si parlava e io ho sempre risposto delle domande con la unione di Ferrari Alonso per gli ultimi 3 o 4 anni. Quindi finalmente sono qui, è arrivato il giorno e quindi tutto il mondo aspetta un campionato molto forte da parte nostra. Ce la metteremo tutta e io sono molto fiducioso. Un nuovo compagno di squadra, Felipe Massa. Chi è Felipe per te? Felipe è un compagno di squadra, penso per me molto buono, tutti e due parliamo italiano, da tanti anni che è dentro la Ferrari, quindi quello è importante, quando arrivi in un team nuovo che il tuo compagno non sia anche lui nuovo perché qualche volta ti trovi un po' perso in mezzo al team o in mezzo al gruppo tecnico. Con Felipe ho la fortuna che lui è da tanti anni qui e penso da quel punto di vista può essere un grande aiuto per me. Due piloti latini in una squadra latina, c'è chi dice che saranno scintille. Tu che cosa ne pensi? No, penso che è perfetta, perfetta. In una squadra latina come la Ferrari, dove la gente a Maranello ha quella passione, quel cuore che mettono in ogni pezzo della macchina per vincere, avere 2 piloti con carattere, 2 piloti con sangue, penso che è perfetto e si vedrà fra qualche anno che la unione è molto buona. Un ritorno importante in Formula 1, quello di Michael Schumacher. Che cosa ne pensi? Beh, il ritorno di Michael penso che è buono per lo sport, prima cosa, perché c'è un'attenzione adesso mediatica molto, molto forte per la Formula 1 e dopo un anno 2009 con qualche problema, alla fine penso la Formula 1 può diventare un sport molto seguito e molto forte nel 2010, un po' grazie anche a Michael. Ma penso che per noi non cambia molto la storia.
Noi corriamo contro 12-13 team, uno di quelli sarà Mercedes Grand Prix con Michael come pilota, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro, quindi è una bella motivazione, ma non cambia tanto. Sotto sotto, proverai più soddisfazione a battere Hamilton o a battere Schumacher? Beh, penso tutti e due, ma Michael è sempre 7 volte campione del mondo, quindi alla fine quando vinci una gara o vinci un campionato provi una grande felicità per aver diventato il migliore di tutti. Non pensi a nessun nome in particolare, ma questo campionato sembra molto interessante dal punto di vista fuori, con grandi nomi, con grandi squadre, ma noi siamo lì e siamo uno dei favoriti, quello è veramente importante. Si parla di cambiare ulteriormente il sistema di punteggio, eventualmente di dare punti alla pole, al giro veloce. Tu che cosa ne pensi? Cosa vorresti cambiare? Beh, punto di vista pilota, sempre la pole position è sempre un momento di grande gioia e sicuramente sì, c'era un po' di più con qualche punto extra che ti possono dare, forse è qualcosa di buono. Anche il giro veloce in gara può essere una buona idea. Non lo so, penso che i piloti non facciamo tanta attenzione a questi cambiamenti di regole. Lasciamo fare alla gente che sa fare queste cose e noi guidiamo la macchina. Due domande scontate per ogni inizio di stagione. Chi pensi che siano i favoriti e qual è il tuo obiettivo per il 2010? Favoriti un po' dubbi perché il 2009 è stato così strano con un cambiamento grosso di favoriti che adesso è difficile per il 2010 dire. Chi sarà forte e chi no? Sicuramente la Red Bull è una delle squadre a tenere in occhio, la McLaren, la Mercedes, la Ferrari sicuramente favorita sempre in ogni campionato. Queste quattro squadre penso che sono adesso le favorite, ma è difficile sapere che tutte e quattro andranno forte e che qualche squadra forte che non è tra queste quattro può andare anche forte. E il tuo obiettivo? L'obiettivo è vincere il mondiale, non c'è altro obiettivo.